Silenzio in aula cortesemente. Sì, grazie Presidente. E oggi andiamo a discutere una delibera importantissima, una delibera che dà una prospettiva, che dà un respiro a questa città, che sono le linee guida sul PUMS, sul piano urbano della mobilità Un attimo sostenibile. solo, consigliere. Grazie Presidente. Ma capisco che chiaramente l'argomento è interessante e quindi anche i colleghi ne dibattono tra di loro, come è giusto che sia. E dicevo, è un provvedimento storico. Intanto, che cos'è il PUMS? Perché altrimenti parliamo di questi acronimi. È il piano urbano della mobilità sostenibile, come le lettere ci suggeriscono, è un vero e proprio piano regolatore del quale si devono dotare le amministrazioni, e Roma Capitale è uno dei primi comuni che si dota di questo strumento. È un vero e proprio piano regolatore dove l'amministrazione va a definire quelle che sono le infrastrutture su ferro del futuro, le infrastrutture ciclabili del futuro, i piani della logistica urbana del futuro. E quindi andiamo a definire gli obiettivi precisi, andiamo a definire un piano delle opere cosiddette invarianti, quindi dei punti fermi, cioè un piano delle opere dove questa amministrazione ha già iniziato la progettazione, in alcuni casi la progettazione già è in una fase avanzata su alcune opere che poi vi andrò ad illustrare, e comprende poi anche la progettazione di infrastrutture future. Pensiamo anche al processo partecipato, questa è stata una grande innovazione, al processo partecipato del PUMS, che è avvenuto su un portale specifico, su un sito web creato appositamente, dove tanti cittadini, tanti comitati, tante associazioni hanno potuto avanzare le loro proposte in tema di mobilità sostenibile e di infrastrutture. Dicevo appunto, ricomprende poi una serie di punti fermi, che sono una serie di opere dove l'amministrazione ha già portato avanti la progettazione. Tra questi c'è la tranvia su via Cavour, la tranvia da Piazza del Verano alla stazione Tiburtina, il rilancio della Roma Giardinetti, che qualcuno nel 2015 in maniera scellerata aveva chiuso. Noi con un preciso piano andiamo a rilanciare, a riqualificare le stazioni esistenti e a prolungarla verso la stazione Termini e verso l'Università di Tor Vergata e la metro A. Dicevo Presidente, il PUMS non è un mero esercizio di stile dove facciamo perdere tempo ai bravissimi progettisti, che anzi con l'occasione ringrazio, non solo di Roma Servizi per la Mobilità, ma anche di ATAC, anche di Roma Metropolitane, anche di Risorse per Roma, oltre ai dirigenti e funzionari del Dipartimento Mobilità e Trasporti che stanno lavorando a queste opere. Ma non è un mero esercizio di stile, serve ad avere un piano delle opere pronto per poter intercettare in maniera più efficace ed efficiente fondi di altri enti, quindi fondi regionali, fondi ministeriali, fondi europei. Quindi è una base di progetti cantierabili, realizzabili, fattibili, sulla base della quale, grazie anche al sostegno dei cittadini che questo piano hanno votato e sostenuto attraverso forme partecipative non solamente online ma anche dal vivo, io personalmente sto portando avanti anche diversi incontri sul territorio su questo argomento, chiaramente avremo una forza e un peso specifico per andare dal Ministero e alla Regione e dire: caro Ministero, cara Regione, questa è la nostra idea di città, che è una città sostenibile, una città a ridotte emissioni, una città dove ci si può spostare con il trasporto pubblico, finanziami queste opere. C'è un altro aspetto, Presidente, che voglio sottolineare. Perché è importante dotare questa città di infrastrutture? Si parla tanto di ATAC, ahimè, anche oggi. È importante dotare questa città di infrastrutture perché oggi gestire il trasporto pubblico locale a Roma, e non voglio difendere a priori ATAC, che ha mille difetti e che ovviamente li ho anche sottolineati più volte e sui quali stiamo lavorando per porre rimedio. Ma il problema principale a Roma non è tanto chi gestisce il trasporto pubblico, è la mancanza di infrastrutture. Milano, che è molto meno estesa di Roma, circa una decina di volte più piccola, e ha un numero di abitanti che penso sia meno della metà, ma ha quasi il doppio di chilometri di metropolitane e più del doppio dei chilometri di tram di Roma. Quindi è chiaro che gestire una rete di trasporto pubblico che ha queste infrastrutture, che per loro natura sono più efficienti, più efficaci e meno costose e soprattutto più facili da presidiare, è chiaro che è più efficiente il servizio di trasporto pubblico in questa città. Quindi Roma è urgente
bisogno di recuperare questo divario infrastrutturale con le altre città italiane, senza scomodare anche paragoni con città europee, e il PUMS è proprio lo strumento attraverso il quale fare questa operazione di rilancio a 360 gradi, che deve ricomprendere tutti, dal consigliere municipale al parlamentare europeo. Proprio quindi, Presidente, per il discorso che facevo, ci sono delle tratte dove è necessario realizzare dei tram, dove per quanti autobus possono essere messi, chiaramente la risposta sarà sempre insufficiente. Faccio sempre qualche esempio dalle mie parti, sull'asse del 409 piuttosto che sull'asse del 542 lungo via Tordeschiavi, piuttosto che via di Torpignattara, piuttosto che, per pensare alle nostre parti qui vicine, l'asse del 64. Quelle sono tutte direttrici che hanno una domanda tale che può essere soddisfatta solamente con un tram. E quindi continuare a mettere degli autobus è estremamente costoso, estremamente inefficiente, perché non si risponde correttamente a quella domanda di trasporto pubblico. Quindi, appunto, con il PUMS andiamo a colmare questo divario. Chiaramente il piano ha una portata pluriennale, però si cominciano a mettere al centro del dibattito dei temi importanti. Pensiamo anche al lavoro, un'altra opera invariante molto importante che è contenuta nel PUMS. Ho citato prima la tranvia su via Cavour, la tranvia verso la stazione di Tiburtina, la Roma Giardinetti. Pensiamo alla tranvia su viale Marconi, e abbiamo fatto un lavoro importantissimo in questi mesi, partito dal municipio, dal territorio, dove un'enorme via che oggi è relegata alla mobilità privata, alla sosta selvaggia, ahimè tollerata, andiamo completamente a ridisegnare gli spazi urbani di quell'asse stradale fondamentale, mettendo una corsia ciclabile, mettendo un tram al centro, sistemando la sosta. Tutto questo con dei benefici ovviamente dal punto di vista trasportistico incalcolabili, perché oggi le linee che transitano lì, i vari 170, i vari, se non erro, anche il 766 e diverse altre linee ovviamente, devono fare una continua gincana nel traffico, nelle automobili, con degli attraversamenti pedonali continui e pericolosi, perché le persone lasciano l'automobile al centro della carreggiata, cosa che ovviamente non è possibile, e quindi chiaramente tutto questo è inefficiente. Quindi, dicevo, ovviamente un'opera di quel tipo porta dei benefici enormi dal punto di vista trasportistico, ma ha dei benefici altrettanto importanti dal punto di vista della riqualificazione urbana, della rigenerazione degli spazi, perché realizzando, portando il trasporto pubblico, aumentando gli spazi per la pedonalità e la ciclabilità, si rilanciano le interazioni sociali, si rilanciano le attività commerciali, che è un tema che parleremo, immagino, anche sui prossimi provvedimenti. Non è vero, è dimostrato scientificamente, ma si può verificare anche empiricamente sul campo, che lì dove si aumenta l'accessibilità per il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e ciclabile, gli affari per i negozi aumentano vertiginosamente. Perché è chiaro che se io passo su Viale Marconi con la mia macchina non ho tempo neanche di vederla la vetrina del negozio che ho al lato. Se io ci passo con la bicicletta, se io ci passo a piedi, se io ci passo con l'autobus o con un tram, non solo ho più tempo per vedere quella vetrina, ma ho anche più tempo per entrare in quel negozio e fare le mie compere, perché non ho lo stress del parcheggio, non ho lo stress della doppia fila, del dove ho lasciato la macchina e così via. Questi esempi, Presidente, potrei moltiplicarli per le tante opere che stiamo portando avanti e che vedranno anche i cantieri aprirsi a breve. Mi viene in mente su tutte la ciclabile lungo via Tuscolana. Quindi, ecco, io non voglio andare troppo oltre, solo sottolineare l'enorme impegno di questa amministrazione su questo progetto, veramente dalla sindaca, passando per la giunta, passando per il consiglio comunale, passando anche per i tantissimi municipi che ci stanno dando una mano su questo provvedimento. È un provvedimento importante sul quale mi auguro, questo è un appello anche che lancio alle opposizioni, mi auguro che ci sia un voto unanime oggi in aula, proprio per andare dagli enti competenti con un peso sicuramente maggiore e dire: questo non è il piano urbano della mobilità sostenibile del Movimento 5 Stelle, questo è il piano urbano della mobilità sostenibile della città di Roma, di una città di Roma che, indipendentemente dai colori politici, chiede delle infrastrutture per il bene della città, per il rilancio della città, perché attraverso un sistema di trasporto pubblico efficiente, non dimentichiamolo mai, passa la competitività di una città. È chiaro che per attirare le imprese, oltre che per attirare i turisti, serve un sistema di trasporto pubblico efficiente.
Tante imprese oggi, quando vanno ad aprire le loro sedi in giro per il mondo, la prima cosa che vedono, sembrerà strano a dirsi, ma è la dotazione infrastrutturale di ciclabili e di trasporto pubblico di quelle città, chiaramente. Perché se il dipendente arriva al lavoro con il tram piuttosto che con la bicicletta, chiaramente sarà un dipendente meno stressato e che garantirà delle maggiori prestazioni sul posto di lavoro. Quindi è importante vedere, Presidente, questi argomenti a 360 gradi, e quindi per questo motivo, ripeto, mi auguro ci sia un voto unanime dell'Aula su questo provvedimento, anche perché raccoglie e ricomprende anche un pochino in maniera archeologica, diciamo così, progetti anche che vengono da lontano. Mi viene in mente la tranvia, la famosa TVA, la tranvia su Via Nazionale, Corso Vittorio, fino al Vaticano, all'Aurelio, che chiaramente è un progetto che nasce quando io facevo le scuole medie, che chiaramente nasce con altri colori politici, ma non per questo non è un progetto importante, non è un progetto che merita un rilancio e un riammodernamento per poi essere presentato e portato avanti. Quindi non vado oltre, Presidente, ringrazio ancora una volta veramente tutti e lancio questo appello importante ai colleghi di opposizione. Grazie.